sopra Facebook, il ciarlatano show. Dalla Lucania alla Puglia, da Luna alle due, il ciarlatano show. Aspettando il cantatour. Una questione di chimica, 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 è una questione di chimica. Chimica, una questione di qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Silvia, ciao Titti, ciao Fede, buongiorno. Ciao Chicco. Vuoi risalutare Titti? Com'è? Vuoi risalutare Titti? Non ho capito. Vuoi risalutare Titti? Sì. Di ciao Titti. Ciao Titti. Adò. Stai bene. Ve l'avevamo detto che aveva i capelli alla Sandy Marton e lo abbiamo dimostrato. Perché il phone miracoloso di Tiziano, una volta riacceso, gli ha restituito la folta capigliatura che gli aveva tolto. Ma sono cresciuti stanotte. Tutti adesso. Tutti adesso. Sì. Messi lievito e questi sono cresciuti. No, stai bene, stai bene. No, più che altro sono curioso di vedere la faccia della zita tua quando ti vedrà. Pure io. Va bene, va bene. Comunque sta bene. Ma dai, che dici che stai così tutto il giorno? Ah, ok, va bene. Non è che me li posso levare, sono cresciuti. No, non è che stavo facendo la trasmissione, mica può andare al barbiere mo. No, perché mo confonde il pubblico, siccome tutto il pubblico sa come è Titti, mo dai, io vedo circa. No, tutti chiameranno che vorranno il phone. Sì, che ti dico io. Va bene. Allora, oggi 12 luglio, siamo arrivati a quest'ennesimo venerdì e ormai mancano poche puntate alla fine del programma del ciarlatano. E oggi, vabbè, salutiamo il nostro sponsor, supermercati Doc e Famila. Sì. E ieri abbiamo parlato con voi di amore platonico, quella forma di amore non consumato, puro. Oggi vogliamo chiudere in bellezza e infatti vogliamo parlare con voi di amore passionale. La passione, che cos'è la passione, Silvia? La passione. Allora, la passione, dal greco pasco, soffrire, da agire, e dal tardo latino passio, passione, sofferenza, è un sentimento di grande entusiasmo, intenso, no? Che associamo a un desiderio irresistibile per qualcuno o qualcosa. La passione infatti può variare dall'entusiasmo all'ammirazione per un'idea, una proposta o addirittura alla causa, al godimento entusiastico di un interesse, di un'attività o una forte attrazione, eccitazione, emozione nei confronti di una persona. Molto spesso lo associamo all'amore passionale, alla lussuria. Furia. Ecco. Sentiamo. E ora, cosa chiediamo agli amici da casa? Avete mai provato una passione irrefrenabile per qualcuno? È una questione di chimica, come la canzone che abbiamo sentito prima? Quanto costa la passione? No, conta, non costa. No, anche quanto costa, perché uno spende dei soldi per avere smettila, la passione lo sapevo io. Nei confronti di un altro. Quanto conta la passione in un rapporto? Può durare? Come si preserva o si alimenta? Un rapporto può sopravvivere senza passione? Canzoni sulla passione di Cristo. No, c'è anche il film, non è quello. C'è anche il film. Per esempio, Tiziano alimenterà la sua passione con la sua compagna in questo modo, no? Seducendola con questo nuovo taglio di capelli. Stasera lui tornerà a casa e dirà: sono come tu mi vuoi, come mi hai sempre desiderato. Ecco. Ma è mo'. Allora, 080 501 4668 per chiamarci, oppure 080 501 9998 per mandarci dei messaggi vocali tramite WhatsApp. E adesso andiamo con la sesta nota, perché si è aggiunta tutta oggi. La dobbiamo fare con la canzone, non la indovina. Ma infatti, mo alla fine tutte le dobbiamo fare. La sesta nota con la canzone che mi ronza per la testa. Vai, sesta. Allora, dopo avervi fatto vedere
i miracoli che fa il phon di Tiziano Connella. Scusa Fede, ecco il miracolo, ecco. Altro che Cesare ragazzi, no, cioè, ma fa, questo è Tiziano ragazzi. Allora, vi dico la canzone qual è, nel senso che ve la faccio ascoltare, dovete essere voi a indovinare. Allora, d'accordo? Le note sono queste. D'accordo? Le note? Basta. Quindi, ripetiamo ancora una volta, chi dovesse indovinare avrà diritto a partecipare a una delle tappe del Cantatour, che magari può anche essere il 26 di luglio, certo, ad Adelphia, dove hanno girato il famosissimo film con Tom Hanks. Adelphia. Streets of Adelphia, era Philadelphia, comunque va bene, uguale. Infatti. L'altro nostro premio meraviglioso è il FON, il che FON fa miracoli. E aggiungiamo un altro premio. Qual dai. È? Che cosa? Io aggiungerei una ciocca di capelli di Tiziano. Così se la conservano. Allora, col pochettino. Vi ripeto i numeri: 080 501 4668 oppure 080 501 9998 per mandarci dei messaggi vocali. È arrivato già un messaggio, WhatsApp. Vedi? È arrivato un messaggio. Ecco, vediamo, sì, chi vuole la ciocca. Beh, io penso che un rapporto senza la passione non funziona, non va avanti. Ci deve essere un po' di passione nel rapporto fra due persone, soprattutto. Beh, io quando sono stato fidanzato, sì, ho avuto dei rapporti molto passionali, da dire. Canzoni con la passione, con la parola passione, beh, mi viene in mente passione, passione eterna mia, non so se ve la ricordate, credo fosse di Mario Merola, credo. Ragazzi, vediamo, io oggi voglio ricordare una cosa, un piacevole evento che ha visto coinvolto la mia città 8 anni fa, ovvero l'incidente ferroviario del 12 luglio 2016. No. Me lo ricordo, me lo ricordo. Io ho perso un conoscente anche. Me lo ricordo, come no. Ciao. Ce lo ricordiamo, è un evento brutto, bruttissimo, terribile. Una pagina, sì, sì, veramente brutta della storia pugliese. Lo avremmo a breve comunicato, cioè ricordato nel nostro almanacco, ma anche c'è un servizio nell'edizione del telegiornale, quella, sì, subito dopo il Ciardatano. Abbiamo un altro messaggio. Ascoltiamo. Ciao ragazzi, sono Michele. Io già l'ho detto una volta sta canzone, la ripeto. Il barattolo di Gianni. Non è il barattolo. Meccia, Gianni Meccia. Meccia! No, non è quello. Non è. Io non direi è. Che è arrivato il momento di andare. Dell'almanatto, vai! Sigla. Eccoci giunti al momento dell'almanatto. Vai Silvia, prego. Oggi si festeggia San... Santo venerdì, santo subito. Sì. Noi vogliamo, anzi io vorrei farvi firmare questa petizione per far diventare il venerdì santo subito. Io invece posso unirmi alla tua petizione aggiungendo una postilla. Quale? Oltre la santità del venerdì, facciamo una settimana solo di venerdì, da lunedì, sì, al venerdì. Sì. Oh, sai che bello. Che tu stai là. Tutto il venerdì, sabato e domenica. Pronto venerdì, sabato per, e dov'è? Per partire per il weekend, per il fine settimana. E Maguti, venerdì. Domani che cos'è? Venerdì da capo. No, intendevo il venerdì con il sabato e la domenica. No, io invece intendevo un'altra cosa, Silvia, su questa idea tua. Sì. Far passare venerdì, capito? Perché allora che uno sta è... sempre con... Mori busap e non viene il sabato. Ma questo è dispetto però. Vabbè, comunque oggi si festeggia San Fortunato, diacono e martire. Salutiamo Deriva... Peppe, un amico mio. Peppe Fortunato. Ma quello è il cognome? Vabbè. Poi? Ma... Deriva dal nome latino Fortunatus, mi è venuto su, sono un ragazzo, non voglio essere blasfemo. Sono un ragazzo fortunato.
Fortunatus, fortunato, favorito dalla sorte, benedetto, felice, molto comune anche durante il Medioevo. È contento. Ecco. Chi è nato oggi? Due secoli fa nasceva la supponta, ovvero il piccolo pezzo di legno che serve a mettere allo stesso livello, che ne so, un tavolo, una sedia o un armadio. E nel caso in cui fossero schinnati i mobili, capito? Sì, quindi. Sì, sì. Beh, grazie, Renato. Prego, prego. Allora, 1884 nasce Amedeo Modigliani, il famoso pittore e scultore italiano di inizio Novecento, nato a Livorno. Distinto da uno stile complesso, viene comunemente identificato con dei ritratti femminili per i volti eterei, colli affusolati. Auguri, filati, tanti auguri. Così, molto lunghi. Tanti Poi, auguri. 1904 nasce Pablo Neruda, cantore passionale, proprio a tema oggi, vedi? E sensuale delle donne, più in generale dei sentimenti, è considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana. Comunque Silvia, non so se tu sapevi questa cosa. Coco. Federico sta girando attorno a Thor. Sta girando attorno a Thor, Federico. Renà, vuoi il perché non fai questi primi piani quando ce la bucci? Vuoi il fonditinti? Perché la scrivi? Dicevo. Vieni, no, vieni. Quello, che quello ti ha spazzola sì. L'iPhone. Vieni, fa pure a te una passata. Fa così perché lui non ce li ha, capito? Allora, perciò fai i primi piani a me. Come dice, prima o poi, pur tu... E fa quella fine. Andiamo avanti con stavo il compleanno. Stavo dicendo che Neruda aveva questo spacco qui, un po' come tutti quelli passionali. Mori andare col primo piano, ma dove però, non in bron. Qua, Fede, vedi. Tutti quelli che hanno lo spacco qua sono passionati. Va bene. Quindi. 1937 nasce a Filadelfia Bill Cosby. Conosciuto dal pubblico di tutte le Jefferson. Età come attore, comico, i Robinson. I Robinson, scusa. Purtroppo però diciamo vabbè. Che la sua fama ha vissuto un periodo veramente negativo recentemente perché è stato accusato di molestie sessuali, violenze sessuali da non si capisce quante modelle, attrici, donne, sì. Va bene, va bene. 1982 nasce il nostro Antonio Cassano. Oh, auguri Antonio. Auguri Antonio. Ex calciatore italiano di ruolo attaccante. Nato a Bari, vabbè, di Antonio a proposito, Cassano, sappiamo, insomma. A proposito dei primi piani che mi sta facendo Fedez. Sì. Non so se vi ricordate il video che è diventato virale. Dai. E mentre durante un'intervista di Antonio Cassano a un certo punto lui si avvicina lì ai capelli e lui fa i capelli ecco eccetera eccetera. Chi ci ha lasciati, Renato? Allora, chi ci ha lasciato? La supponte che avevo messo sotto l'armadio di mia nonna, ma poi ci ha lasciato anche un'attrice ieri di cui non ricordo il nome, però l'ho letto, che era, vi ricordate, la moglie di Jack Nicholson nel film Shining? Shelley Duvall, però, stavo ieri. La manacco di oggi, peccato. Ha lasciato sì, ieri all'età bravissima, di 75 anni. Bravissima attrice. Vabbè. Un fatto storico importante? Anche il Cantatour da ottobre passa alla 9. Abbiamo firmato questo contratto. Però per i teatri invernali il Summer Edition andrà in automatico su Telebari fino a quando poi abbiamo firmato con la 9, Maddalena non lo sa. Tu rimane qua allora. Non lo sa, Maddalena spero che lo sappia con la diretta di oggi. È bugia, Maddalena, andiamo avanti. Un fatto storico importante è il 1903, Villa Borghese apre al pubblico, definita villa di delizie, era praticamente, è stato il risultato finale che aveva in mente il cardinale Scipione Caffarelli Borghese, nipote di Papa Paolo V, quando all'inizio del 600 fece realizzare questa meraviglia. Tu lo sai che è stata battezzata lì, cioè nel senso che hanno fatto una festa poi a Villa Borghese prima che fosse aperta al pubblico? No, chi? Maddalena.
Basta. Allora, nel 1962 i Rolling Stones debuttano a Londra. Prima esibizione ufficiale avviene in un celebre music club di Londra, il Marquee Club. Da qui inizia la parabola della band britannica destinata a durare per sempre, possiamo dirlo. Sì. 1963 nasce il marchio Doc per i vini. Nel 1969 Massimo Ranieri vince il Cantagiro con Cose rosse per te. Invece nel 72 è Lucio Battisti a essere primo in classifica con I Giardini di Marzo. Che giorno è? Quante belle canzoni. Restiamo in proprio sul pezzo con un'altra voce meravigliosa. 1975 Claudio Baglioni rilascia l'album Sabato pomeriggio. E su questa linea d'amore che ci trasmette questo brano meraviglioso di Claudio Baglioni, che vi ricordo che di oggi, nel 1991, viene fondato in Italia lui, il Partito dell'Amore! Moana Pozzi, Cicciolina e non ricordo quanti altri insomma ci fossero in questo partito, però loro due erano l'emblema. Macello all'epoca. Andiamo avanti. A proposito del Partito dell'Amore, gli 883 sono in cima alle classifiche nel 1993 con Ma chi? Hai detto tu a proposito dell'amore, Per favore. Nel 1998 Renato Zero è in vetta alla Hit Parade con Io sono qui, insultami, feriscimi, cercami. Sono così, tu prendimi, io cancellami. Nel 2005 Alberto II di Monaco presta giuramento e diventa il nuovo principe di Monaco. Già immagino lui là, allora quello là che sta lì con la spada, tu giuri che giù con la spada, ma non erano i cavalieri che venivano e cavalieri a corte vabbè, forse con la spada a Monaco così. Si usa così, non lo sapevo. No così. Va però bene. Di solito la spada si poggia qua con la spalla a lui. Nel 2011 Paola Turci incide il singolo Utopia. Poi? Nel 2012 Gemelli Diversi pubblicano Scriverò una canzone d'amore per farti ricordare. No, questo è per farti sorridere. Nel 2013 Fabi Fibra e Neffa rilasciano Panico. Panico, fermati un attimo, perché se vai più giù forse non torni più. Mamma. Poi chiudiamo quella musicale con un riferimento a J-Ax e Fedez, che furono primi in classifica con nel 2017 e ragazze faccio un passo indietro. Nel 2016, come ha detto giustamente prima Francesco D'Andria, purtroppo ci fu la tragedia in Bari Nord. Alle 11.05 due treni della ferrotramviaria si scontrarono frontalmente ad Andria in un tratto a binario unico ad una velocità, pensate, di circa 100 km orari, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altri 50. È sicuramente uno dei più grandi disastri ferroviari del nostro paese. Ovviamente noi ci stringiamo ancora e sempre ai parenti delle vittime. Certo. Bene, detto del giorno, Renato. Innamorarsi è bello, ma rimanere innamorato della stessa persona nonostante infinite complicazioni è meraviglioso. Che bello, che bel pensiero. Di chi è? Mia. Quando luglio è molto caldo, bevi molto e tieniti saldo! Ma
meglio la tua, dai. Eccoci, allora. Oppure... Che è caduto? Ah, ehi, c'è se ci si vediamo. Stiamo bevendo. Tiziano, da quando ti sono cresciuti i peli? Giustamente, no? Con la luglio fa molto caldo, beviamo. Va bene, vi ricordiamo, allora, sì, sì. 080, ricordiamo il numero telefonico, 080 501 4668, oppure 080 501 9998, per chiamarci, per mandarci messaggi vocali tramite WhatsApp. C'è una telefonata? Sì, certo. Ho sentito il trillo del telefono. Pronto, chi è? Elisa. Ciao, ciao Elisa, ti piace Titti? Sta bene, Elisa, meme. C'è Elisa. Bella Denise. Denise? La figlia di Gigi. La compagna di Gigi, la mamma è bella, ricca. Ah, ok. È pure lei come Chicca e fa, certo, di Gigi D'Alessio. Certo, un po' come tu, il nostro gruppo. Davvero. Un abbraccio, Elisa. Pure noi. Ciao. Ciao, bella, Silvia. Grazie, ciao. Anche tu. Ciao, Elisa. Allora, ogni volta che chiamerà Elisa, dobbiamo mettere... Per Elisa. Sono Elisa. No, per Elisa. Sono Elisa. Allora, Renato, stavamo parlando. Ah, di nuovo telefonato subito. Sì. Non lo so, stanno. No, che casino. Appena sblocca Titti, va così. Dico sì che è venerdì, però mo, dai, oh. Pronto? 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 Chi è? Chi è? Pronto? Chi sei? Ciao, sono Franco. Tu chi sei? Ma ha chiamato lei, signora? Sì, sì, cara. Mi hai chiamato tu? Ah, ecco. Mi piace quello che sta parlando adesso. Quello che sta parlando adesso? Ah, ecco, glielo passiamo. Renato, c'è una signora per te. Ciao, chi sei? Renato? Sì, chi sei? Come stai? Bene, grazie. E tu come stai? Io sto bene, mi sei simpatico. Me, sono contento. Io mi chiamo D'Antonio. Maria. Maria D'Antonio, sì, dove abiti? A Via Caprera. Ah, numero civico? No, Renato, no! Senti, allora, le domande di oggi, hai sentito quali sono? No, non l'ho sentita perché adesso l'ho acceso. Mo ti sei collegata, ho capito. Sì. Allora, stiamo parlando di chimica, quindi di amore passionale, sì. Di passione. Hai mai provato una passione irrefrenabile per qualcuno? Pronto? Pronto? Chi sei? Sono Maria D'Antonio. Maria? Mi senti? Maria, hai mai amato follemente qualcuno? Ma sì. Ah, ecco. Ah, sì. Con passione. E chi? Con passione, bellissimo. Oh, passione bellissimo. Bellissimo, certo. Ma secondo te è una questione di chimica? Sì. Eh? ce l'hai una canzone che parla di passione? Sì. Qual è? Qual è? Amore Dinner. Senti? Amore? Dinner. Amore Dinner, la canta Paolo Dallas. Qual è? La canta Paolo Dallas, Amore Dinner. Maria, con me di parlare, che ci sta a parche? C'è il suggeritore o la suggeritrice. Amore, dimmelo. Amore, dimmelo. Va amore, bene. Dimmelo. Noi va dobbiamo bene. Andare in pubblicità. Ciao. Infatti, ciao. Ciao, ciao. Vai, Fedez, pubblicità. Aspettando il cantatur. Per un'ora d'amore non so cosa farei. Na 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 na. Per poterti sfiorare non so cosa farei. Chiudo gli occhi senza te. Le serate non finiscono mai. Sole giallo, mare blu. Non vorrei farti restare così. Un ricordo d'amore di più. Io per un'ora d'amore venderei anche il cuore. Io per un'ora d'amore venderei anche il cuore. Per
Per un'ora d'amore non so cosa farei. Na 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 na. Per poterti sfiorare non so cosa darei. Chiudi gli occhi, ti vorrei. Non nei sogni ma così come sei. Sole giallo, mare blu. Che risveglio te ne ora mi manchi tu. Aspettarti e sapere che ormai io per un'ora d'amore venderei anche il cuore. Io per un'ora d'amore venderei anche il cuore. Per un'ora d'amore dei Mattia Bazar, si è incaramato il filo, faccio nulla. Allora, Silvia, stiamo... io volevo, visto che sto ancora con la chitarra in braccio, volevo ricordare le sei note della canzone che dovete indovinare. L'accordo è Mi maggiore. Le note sono queste qui. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Na 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 na. Ok, bene, poi chiediamo, stiamo parlando di amore passionale, ai nostri amici da casa, avete mai provato una passione irrefrenabile per qualcuno? È una questione di chimica? Quanto conta la passione in un rapporto? Può durare? Come si preserva? Come si alimenta? Un rapporto può sopravvivere senza passione? Canzoni sulla passione?Ditecelo allo 080 501 4668 o mandandoci un vocale al numero 080 501 9998. Abbiamo una telefonata. Pronto? Ciao Renato, bentornati! Ciao! Anna Maria del Brasile! Ehi, come stai Anna Maria? Benissimo, dopo aver perso 42 kg! Brava! Hai perso 42 kg, beh allora ci devi mandare una foto! Bellissimo! Bellissimo! Come ti senti? Molto più leggera Renato, molto più leggera! Vabbè, con 40 kg in meno, Bog dish, sfido chiunque. Senti Anna Maria, allora stiamo parlando di passione oggi. E la domanda allora, che ti faccio... Allora, io ti dico la mia. Dai. Io insieme a Luigi sono stata fidanzata a 13 anni e ho sempre avuto una passione enorme per lui. Che bello. Sempre. Che bello. E lui per te? Vabbè, questa è una cosa reciproca. C'è stata sempre quella gelosia al modo giusto e al momento giusto. Certo. Senti. E qual è il vostro segreto? Come la preservate questa passione? Praticamente anche se un giorno c'è una parola detta sbagliata, cerchiamo sempre di farla scivolare, come brava. Si suol dire. Brava. Che carini, bravi, bravi, bravi. Senti Anna Maria, secondo te... Una canzone sulla passione, quale potrebbe essere? Renato, adesso mi becchi proprio che non mi viene niente in mente. Ma neanche un film? Tipo La passione di Cristo. Io ricordo una praticamente di Von Sanson e Amedeo Nazzari, Passione. Passione. Ah. Un film con Amedeo Nazzari e Passione mi mancava. Io ricordo Figli di nessuno, ricordo Catene. Però ci starà, dai. Almeno se non vado errata, mi sa che ce n'era una passione, poi... Ho capito. Se ho errato, la buttiamo a mare, ragazzi. No, va benissimo, va così. Bene. Un abbraccio a te, Luigi. È bravissima. Ragazzi, vi posso suggerire una cosa? Sì? Dal 18 gennaio abbiamo un figlio peloso. È vero, che bello. E pure noi da oggi abbiamo un figlio peloso. Chi è? Tiziano Connelli. Il 16 luglio farà 7 mesi. Che bello, che bello. Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi. Un bacio a te. Ciao Luigi. Vogliamo bene. Anche noi.
Allora, è sempre bello questo entusiasmo contagioso che hanno Anna Maria e Luigi dal Brasile. Ma poi specialmente sì. Adesso che ha detto che ha perso 41 kg. 41 kg, è stata brava, proprio si è impegnata, anche perché insomma no, non è facile sicuramente anche per una questione di salute. Uno perché si prenderli non ci vuole, è a perderli che ci vuole. Renato, hai un'altra telefonata. Pronto! Per un'ora d'amore non so cosa fare. Ciao! Buongiorno! E già basta! Sono della mia amica! Non lo fare questo! Non lo fare, sono della mia amica! Che quella poi mi fa ridere! Dai, dalla tua amica! Come si chiama la tua amica? Raffaella! Quella ti mette Raffaella. A ridere! No, dai! A far l'amore comincia tu! Allora, chicca! Ben bravo! Hai mai provato? Chicca, mi fai parlare, per favore, se no chiudo. Sì, però devi parlare normale, se no chiudo. Io sto parlando normale, allora Chicca. Chicca, o è così, oppure, o stai al gioco, perché questo è un programma comico, oppure no, Chicca, lo sai. Ma deve parlare normale, non voglio mai che buongiorno, l'amica mia ti mette a ridere. E che fa, voglio dire, è un programma comico. E io lo faccio apposta, Chicca. Ecco, allora, devi parlare normale, punto, ok. Hai mai provato una passione irrefrenabile per qualcuno? Sì. Vabbè, sappiamo già di chi, perché tu sei monotematica. Allora, io ho provato una passione per il mio ex, ecco. Per Stefano De Martino, ecco. Capito, per Gigi D'Alessio e soprattutto per te provo una passione. Per me? Sì, ho capito. I miei quattro uomini siete voi. Addirittura, siamo noi, quindi quattro contro una. Allora, Chicca... Sì. È una questione di chimica? Anche, sì, anche. Può essere anche una questione di... Che cosa usi tu di solito? Che senso? Che cosa usi tu di solito? Che vuol dire? Cosa? Quanto conta la passione in un rapporto? Tantissimo! Tantissimo! Conta tanto! Quindi tu sei una ragazza passionale. Chicca. Sono una ragazza passionale, certo. Andiamo alle canzoni, dai. Allora, vai, te l'elenco. Oggi quella che hai cantato tu, sì. Solo tu mi piace molto, è passionale. Poi c'ho sulla passione di Neffa. Di Neffa. Passione maledetta dei Modà. Primavera. Maledetta dei Timodà, si chiama Timodà. Il gruppo. Passione eterna che mi hanno fatto ricordare che papà la canticchiava spesso sempre. E passione di Sal Da Vinci, visto che ti piace anche Sal Da Vinci pure. Chi non salta Vinci è, chi non salta Vinci è. Cantate! E poi di Gigi ne anche una? Gigi, una la trottola. Può essere non dirgli mai. Non dirgli mai, ho capito. Quella va bene in tutte le occasioni, diciamo. Va bene, grazie certo, Chicca. Ragazzi. Grazie. Salutaci l'amica Fabrizia. Raffaella, vabbè, uguale. Ciao Chicca, ciao. Allora, messaggio. Faccio messaggio? Sì. Vediamo un po'. Buongiorno, sono Onofrio da Carbonara. Onofrio da Carbonara. La mia passione, lo sai, è guardate il mare, è la gioventù. Per quanto riguarda la canzone che da indovinare, non la so. Non la è un'altra cosa. Sì. Mi devo invitare a cantare tu, Renato, sono sempre disponibile, H24. Ho capito, ma se non indovini il brano. A te, Silvia, tutto lo staff, siete fantastici. Buona ma può venire lo stesso e ti possiamo scegliere su un altro brano. Infatti. Signori, scusate se vi disturbo ancora. Michele. Per me è un film sulla passione. Dai. E Uccelli di Rovo. È vero. È una canzone e Touch Me del grande Jim Morrison. Touch come me. On, come on, no touch me, babe. Va bene, grazie Michele. Ciao Michele, un abbraccio. E il noi brano non vogliamo... lo vuole indovinare? Il brano non lo vuole indovinare? Mi sa di no. Vabbè, dai. Vogliamo volare? Beh, vogliamo verso con nuovi le chicche di scenografia. Ma come scotti oggi, oh sole. Oggi il nostro scenografia ci ha scovato. Allora, cominciamo con Patrizia del Sole. Non te voglio perdere. Moro e passione. Wow. Bello. Quindi sicuramente Napoli, oppure Nola. È sempre a Napoli, abbiamo Mario Merola. Con passione eterna. E beh.
Bello quello sfondo dietro. Bellissimo. Molto dopo, anni 70. Se lo guardi per più di 5 minuti, ti ipnotizzi. Sì, infatti. Poi abbiamo un video. Mm-hmm. Vai, Fedez. Un essere furioso se con gli altri ballo e rock. Conti, 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 che sei la mia passione. Io ballo, il ballo del mattone. Abbiamo anche noi la nostra Rita Pavone oggi. Saluta. Saluta. Ciao, grazie. Rita, per favore, vatti a sedere. Vai, Rita, dai. Puoi raggiungere l'uscita. Complimenti per il panettone. E poi che abbiamo per la nostra bellissima rubrica? Mimmo Rocco, che passione. Ma qual è il nome, Mimmo o Rocco? Dipende, all'occorrenza. Rocco Mimmo. Sì. Mimmo Rocco, Rocco Mimmo. Va bene, poi Pino Esposito, capriccio e passione. Qui c'è la copertina. Capriccio e passione. Capriccio e passione. Poi abbiamo Gianni Morandi. Appassionatamente ho scoperto di amarti. Una canzone un po' di nicchia. Perché... No, era di Gianni Morandi. Poi abbiamo Mimmo Cassella. Parole nuove, passione mia. Va bene. Poi Umberto Napolitano. Allora, primo acchito, pensavo fossi tu. Umberto Napolitano. Così violenta che non sembra più amore. È vero, noi Gallagher uguale. Pettinatura alla Frankenstein. Poi che altro c'è? Abbiamo finito? Sono finite? Sono finite le mi sa di sì. Le copertine? Sì. Sì, siamo in chiusura. Io adesso vi lascio qui, visto che è venerdì, oggi io vado a mare. Infatti c'è il costume da bagno da sotto, pronto per andare a mare a prendere il sole. Bravo, complimenti, complimenti per aver mostrato il tuo costume da bagno. E infatti sto per accingermi. Qua ti devi tuffare, basta! A raggiungere la piscina. La giacca non la posso togliere perché c'è un microfono incorporato. Così ti fai il tuffo oggi, va bene? Quindi, ciao! Ciao a tutti e ci vediamo direttamente lunedì dopo ciao. La spiaggia. Buon fine settimana, ciao! Si dice così, no? Trimone, 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 Trimone. Tu sei un trimone con la T di tabacchino. Fai far figur di merda chi ti sta vicino. Anche tua madre prova, sai, tanta vergogna. Perché tu pensi che ti ha portato la cicogna. Trimone, Trimone, Trimone. Vemo, ven. Eccolo là il nostro Trimone, col suo fare un po' sornione. Fai su WAP da cartone, gli è convinto tu Bacchettone. Si avvicina con lo stile allo Agnet, che lo vanno scansando proprio come la lebbra. Marcus ci è, Marcus ci bo. E col muso piccione fa il piacione. Sole, manca muert che te le punt mo' ya perd. Pure se giri col macchinone, pure se parli con l'addizione. Che 10 minuti sei stato a Milano o dopo un weekend sei già romano. Fai far figur di merda a chi ti sta vicino. Se fai il battuto ormai da date un po' scocchiate. Ridi da solo perché a noi ce li ha bottate. Trimone, tanti angurie. Trimone, tanti salumi. Trimone, per Messico. Trimone, a ridere forte. Dice di essere l'amico di tutti. Gli stessi lo vedono e poi fanno brutti. Segue le mode del momento. Coi santini, poi un portento. Si mette in posa e fa lo stile. Poi vende il voto per 50.000 lire. È una banderuola al vento. Destra, sinistra, centro. Pure se ti fai selfie con i calciatori. Pure se su Facebook scrivi Pippo. Se nello stadio porti schimocchia. Si gratta perfino il cane con la rogna. Con te sugli spalti e palo in finale. Perché non sei un tifoso originale. Sinusoide Trimone, sinusoide Trimone. Tu sei un trimone con la T di tabacchino.
fai fa figur di merda che ti sta vicino. Anche tua madre prova, sai, tanta vergogna, perché tu pensi che ti ha portato la cicogna. Trimone, Trimone. Come stai? Oh, donna. Sompa! Sompa! A Wanda, che è tutto? È proprio una sorta di... Renato, ma sei rimasto di nuovo chiuso fuori? Trimone! 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 Sopra Facebook, il ciarlatano show, dalla Lucania alla Puglia, dall'una alle due, il ciarlatano show, aspettando il cantatour. Questo programma